buongiorno, Parrucchi Random Air. Siamo tornati in diretta come ogni venerdì, belli puntuali dalle 10 alle 11. Maestro. Buongiorno, buongiorno, come va? Tutto bene? Sono qua, la saluto più da vicino. Ecco, maestro, lo salutiamo adesso perché poi ha detto che non ci vuole più parlare. Non dobbiamo disturbarlo. Non dobbiamo disturbarlo. Ho da fare. Io mi sono portato due super ospiti, come avevamo promesso la settimana scorsa, che sono Marcello e Sergio di Wikipoi. Ciao a tutti. Oggi super puntatona dedicata a questo progetto meraviglioso che oggi possiamo dire che è quasi giunto alla definizione perfetta. Diciamo, corretto, ragazzi. Diciamolo pure. Sì. Non è più un progetto, ormai è una realtà. Perfetto, bravissimo. Non è più un progetto, ormai è una realtà. Vedi, Sergio è sempre preciso. Perfetto, i claim di Sergio sono i numeri uno. Perché siamo alla versione 2.0. Maestro, come... tu hai detto che non intervenivi oggi. Detto di non, interpellarmi troppo, però non è che proprio voglio sparire da Qui sente tu. Va bene, allora vuoi fare un intro, visto che tu hai fatto anche una user experience di questo... di questo, non posso più dire progetto, porca miseria, ma di questo... Di Wikipoi. Di Wikipoi, perfetto, di Wikipoi. Voglio fare io... Allora, Wikipoi è un progetto, insomma, che ormai ha qualche mese sulle spalle, la versione 1.0. È un'idea, l'abbiamo detto già parecchie altre volte, che io trovo fantastica, perché è un buco nel web che si va a riempire, perché spesso faccio l'esempio che quando voglio uscire, voglio andare da qualche parte, o mi trovo in una città nuova, oppure sono a casa e dico che faccio stasera a casa, e devo andare su internet a vedere, ecco, quello è probabilmente il momento in cui internet mi sembra così grande. Perché? Dove vado? Vado su Google, che scrivo, che faccio stasera? Se scrivo che faccio stasera mi si apre il post di un blog di 5 anni fa con uno che dice, oppure che fate? Vado su Facebook, chiedo ai miei amici che fate stasera, perché sono cose che mi è capitato di fare. Quindi insomma non hai veramente un posto dove sapere adesso. Ci sono una serie di app dedicate ai concerti, o un'app dedicata a, che ne so, a qualcos'altro. C'è qualche sito di fiere di paese aggiornato una volta ogni 6 mesi. Insomma, non c'è un vero posto dove io posso trovare veramente quello che ho intorno nella mia città, nel mio paese, nel mio quartiere. E allora Marcello e Sergio hanno avuto questa idea ormai più di un anno fa, credo, insomma, sì. di creare un qualcosa che fosse fruibile da dovunque, intendo dal telefonino, dal tablet, dal computer, che fosse sempre online e dove tutti potessero raccontare in maniera, come posso dire, dettagliata, che cosa fanno oggi, cosa fanno domani, cosa fanno dopodomani, eccetera eccetera, e in modo che le persone possono appunto sapere e scoprire che proprio sotto casa c'è la serata del Vin Brulé al bar a fianco, e che domani parte il corso per mio figlio di nuoto alla piscina lì, o che fra 3 giorni inauguro il nuovo salone di acconciatura, e qui ci riattacchiamo a parrucchierando, oppure che ne so, che nel centro estetico che hanno aperto 2 anni fa inizia il venerdì la periciglia. Però ci siamo sempre la peripiega e oggi qualcosa di diverso. E quindi da lì è nata l'idea, e da lì è nato il progetto di Wikipoi, quindi di creare qualcosa di utile, di veloce, che sia facile da utilizzare, eccetera eccetera. Ha avuto una versione 1.0 che è durata qualche mese, e come tutti i grandi progetti, ricordo Facebook, con qualche difficoltà, idea, facciamo questo, non mettiamo quello, questo lo togliamo, chiediamo agli utenti cosa è meglio, proviamo, eccetera eccetera. Si è cominciato a lavorare, poi è uscito, quindi l'avete visto, trovato, provato, qualcuno dei nostri clienti l'ha avuto e utilizzato nella versione 1.0, e qualche mese fa è partito il progetto 2.0, che ormai è agli sgoccioli, e che dai, quindi oggi andiamo a vedere. credo di aver fatto bellissimo l'introduzione per voi. E allora quindi qui lascerei la parola invece. Assolutamente, ai creatori e agli ideatori. Io vorrei ritornare sul concetto, visto che oggi ci stiamo rivolgendo, comunque la trasmissione si chiama Parrucchi Random Air. Mi dispiace. Quindi... il titolo di oggi, Alberto, è I parrucchieri e la promozione. Così. Comunque pensa che aveva detto non interpellatemi. Pensa se sul pezzo. Che devo fare? C'ho da fare, lasciatemi stare, regia. Infatti non ho ancora fatto niente. Allora, mi piacerebbe, come dire, la domanda è questa: io sono un parrucchiere, ho un salone, che vantaggi ho a essere su Wikipoi? Ma, detto proprio, facciamo proprio diretta. Assolutamente.
il parrucchiere, come chiunque abbia un'iniziativa, adesso parliamo di commerciale, ma potrebbe anche essere culturale, sportiva, politica, un qualche cosa che si rivolge a quelli che mi stanno intorno. Voglio dire, un salone avrà anche degli aficionado che vengono da 50 km perché sono molto affezionati, esatto. Ma altrimenti si rivolge alle persone che vivono nella zona, adesso a seconda di quanto è densamente popolata la zona, e sapere che un parrucchiere in quel salone un certo giorno fa un'iniziativa per farsi conoscere, perché magari ha appena rilevato il salone da qualcuno che non aveva tanto, non era tanto bravo, non si era fatto una cattiva fama, la gente non passava neanche chiaro. Più apre, e nel momento in cui si mette su Wikipoi, chi è intorno sul proprio cellulare, il tablet o dal PC di casa, vede che è comparsa questa attività. Ecco, tra l'altro io ho scoperto adesso, mi sono collegato, ho scoperto che c'è Cenerentola qua intorno. È il bellissimo teatro Colla di Milano che è... Ecco. Se avete dei bambini dovete andarci. Assolutamente sì, e questo può essere benissimo un'altra cosa, cioè domani fanno in salone si fa la giornata massaggio della cute, che è l'unica cosa che potrei fare io, cioè perché non magari mi ci dedico, vado dentro mezz'oretta, mi faccio fare questo massaggio, mi rilascio e torno a lavorare. E conosci il posto, assolutamente, che magari sì. Prima non conoscevi. Assolutamente sì. Come vi è venuto in mente questa cosa? Visto che abbiamo sempre parlato di cos'è, cosa non è, cioè, ma come, a me piace raccontare anche come nascono certe cose, perché io sono sicuro che fra un anno questa cosa sarà un grande successo. Oggi è ancora un bambino piccolo. Sì, sta crescendo. Ma il bambino, anno... il bambino piccolo è il motivo per cui mi è venuto in mente. Perché avendo un bambino piccolo, che adesso oramai ha 10 anni, la mia vita sociale è stata drasticamente ridotta, diciamo. Va bene, tu ne sai qualche cosa. A questo punto, però, quando ti capita quella sera che tu, o magari quel fine settimana in cui dici voglio fare qualcosa con mio figlio, e vai a cercare intorno a te chi è che ha organizzato qualche cosa specificatamente per i bambini. Sì. Non, cioè, puoi usare Google fino alla morte, ma rischi di passare domenica o del sabato, esatto. Soltanto attaccato al PC. È molto dispersivo, quello sicuramente. E quindi, e allo stesso modo, se sei un adulto, dici stasera viene mia suocera, mi guarda il bambino, ho una serata libera, cosa faccio? Faccio come fa lui. Cosa faccio stasera? Trovo eventi scaduti, siti molto verticali, quindi devo vedere se cosa ti va di fare. E magari non so neanche che vicino a me c'è qualcuno che sta organizzando una cosa a cui io non avevo pensato, e che a questo punto invece mi compare e mi dice ma perché non provi una serata alternativa tra virgolette, nel senso alternativa a quello che tu ti aspetti, e vai a divertirti. Guarda, ti faccio un esempio. L'altro giorno cercavo, c'è un mio amico che ha un posto carinissimo che è una enoteca dove si cena, lui fa tutti i giovedì sera delle serate a tema. Ha fatto di recente la serata tartufo, queste cose qui. In realtà lui è già bravo, perché comunque raccoglie le mail di tutti, lui ti manda la mail, guardate che questo giovedì ci sarà questa cosa qui. In realtà quello è rivolto soltanto alle persone di cui lui ha la mail. Che lo conoscono. Esatto. E se riesci a leggere la mail per tempo. Cioè, esattamente. Anche questo è un altro problema, perché poi magari me ne accorgo il venerdì che volevo andare, capito? Quindi Wikipoi è perfetto da questo punto di vista, perché ti allarga veramente il parco clienti. Sì. È perfetto anche per chi si rende conto, con me personalmente, di avere intorno delle realtà che non si conoscono. È capitato di dover cercare un ferramenta e non sapere che sotto casa c'era questo ferramenta con qualcuno che poteva darmi una mano a capire anche che cosa dovevo utilizzare per quel problema che avevo in casa. E andavo praticamente dall'altra parte della città, Milano, perché li conoscevo, sapevo chi mi poteva dare le indicazioni giuste. E invece poi ho scoperto che sotto casa, girando nel quartiere, l'ho trovato un ferramenta nuovo, mio amico, che poteva diventare anche mio amico, poterci parlare e conoscere meglio le cose che mi riguardavano, risolvere dei problemi in casa. E quindi questo, esatto, è qualcosa che ci permette di conoscere intorno a noi delle realtà. Sì, puoi anche trovare il bar, puoi trovare il negozio che fa la svendita, cioè veramente puoi trovare di tutto, e magari scopri che la macchina finalmente la lasci lì
e non devi farti 60 km per andare in quel negozio, in questo e quell'altro, insomma. Vivi il tuo vicinato, come dovresti, perché tu abiti lì. Certo. È inutile vivere in una vita virtuale per cui passi il tempo al computer e poi quando decidi di fare una cosa devi fare 100 km in macchina. Chiaro. Esci, fai due passi a piedi e trovi l'enoteca, il Pomerol è uno dei nostri primi, primi amici che si sono, che fa esattamente quello che dici tu, fa le serate, Repubblica e tu puoi essere aggiornato e anche quello che non ti aspetti. Noi abbiamo la farmacia Meazza, io faccio pubblicità, tanto sono tutte locali, se vivete lì bene, ma se no... tu non ti aspetteresti che una farmacia faccia degli eventi. Certo. E invece lanciano prodotti, fanno la, la settimana dedicata ai problemi di capelli. Però ci possono fare troppo tardi tutte per le me. Serate possono fare. Non è detto, si può anche chiedere il vostro aiuto per tutti e tre e trovare una soluzione al nostro problema. Ecco, tra l'altro facciamo la sfida allora. Io vorrei fare l'avvocato del diavolo. Vabbè, però tanto su Facebook mi arrivano sacco di eventi, cioè un'altra roba di eventi. Esatto. Ecco, la differenza, devo dire, di punto di vista, sta proprio lì. Se tu sei su Facebook e vedi un amico che ti invita a un evento, puoi sapere se ti interessa, ma la maggior parte della verità è che non ci interessa, perché in quel momento sto guardando che fa la ex e ti arriva l'evento, non ti interessa, ma ti arrivano cose un po' a caso, un amico che ti invita a un evento a caso, eccetera, eccetera. Il punto di vista deve essere diverso, e quando tu hai un'esigenza, quando a te ti viene in mente che faccio stasera, lì è il contrario, è quando ti arrivano eventi addosso, che faccio stasera, oppure cosa c'è intorno a me, allora apro e in quel momento scopro le cose che voi avete messo, quindi dico voi che vi siete poi iscritti a Wikipedia, avete messo le cose, quindi improvvisamente scopro che c'è l'evento che ho visto su Facebook del mio amico e c'è il concerto, però scopro anche che c'è la periciglia, o scopro anche che c'è la serata del vino, o scopro anche che domani inizia il corso di smutandamento della... non si sa perché ormai ci sono corsi di qualunque roba, però veramente, perché guarda che poi la sensazione è quella, apri e dici, ma cos'è questa roba qua? Corso di pittura cinese, e di dov'è? No, all'oratorio dietro in casa, dici, ma pensa a te, cioè scopri delle cose e devo dire la verità, dai un valore migliore al posto in cui vivi, se ti accorgi se il tuo posto fa veramente schifo come pensavi, esatto, oppure è meglio, improvvisamente puoi scoprire che è meglio, questo poi dipenderà da tutti gli utenti, da chi si registra e decide di mettere. Io sono pronto anche se volete cominciare. Sei pronto? A vederlo. Posso fare prima una domanda? Certo. No. Allora, adesso abbiamo dato tanti vantaggi, cioè il perché ci devi essere. Mm-hmm. Facciamo come dice il maestro l'avvocato del diavolo, perché non ci devo essere? E tu puoi continuare a riempire la mia casella di posta di piccoli volantini che regolarmente prendo e butto via, anche arrabbiandomi, pensando alla foresta dell'Amazzonia e al tempo che perdo a buttare via queste cose. Il motivo per cui tu potresti anche usare Wikipedia è di essere un veicolo per guidarlo sulla tua strategia internet. Quindi tu hai la tua pagina web e va benissimo, hai la tua pagina Facebook e va veramente bene. Però come faccio a scoprirti? Allora, prima entro da un evento che tu fai, ti conosco e se mi hai catturato mi fidelizzo attraverso la tua strategia. Però altrimenti l'unico modo che hai per farti conoscere sono le strategie diciamo standard. Diciamo che non esiste, cioè perché non esserci? Allora, cioè, è questo che io dico... Non c'è nessun motivo per non esserci. Cioè, esatto, è talmente una... Comunque, una figata questa cosa. Assolutamente. Cioè Wikipoi. Io ce l'ho un motivo per cui non esserci. Attenzione. Qua metto in difficoltà Marcello e Sergio. Perché a me mi piace fare l'utente, io lo dico, loro lo sanno. C'è un motivo per non esserci. E il motivo è: entro su Wikipoi e non c'è nessuno della mia zona. Allora dico, perché dovrei esserci? E lì scatta l'intelligenza della figata di Wikipoi. Perché di solito uno fa promozione sempre in maniera personale, dico io ho il negozio di parrucchiere, adesso faccio la pubblicità al mio negozio, faccio i miei volantini e bla bla bla, cerco di portare i miei due clienti qua. La visione di Wikipedia qual è? Siccome su Wikipedia scopro cosa c'è intorno a me, lo so già, oltre al mio salone di parrucchiere, a fianco qua c'è il panettiere, poi subito dopo c'è la scuola di teatro, poi un po' più a destra c'è il gommista, avanti di là c'è il negozio di gioielli e più avanti di là c'è la sartoria, non lo so. E quindi qual è la figata?
che se tutti noi andiamo su Wikipoi, e quindi io lo dico, dico al panettiere, guarda, io mi sono messo su Wikipoi, anzi guarda, ti metto un adesivo qua, mettiti anche tu, così quando io dico che faccio la peripiega, e uno clicca, guarda che può vedere che tu vendi gli gnocchi il venerdì, e se lo diciamo anche al gioielliere, il gioielliere può dire che fa le offerte di Natale con gli anelli argento, quindi improvvisamente diventa una cosa molto community, molto social, cioè riesci a coinvolgere anche gli altri e ne guadagna tutto il quartiere, no? Il quartiere improvvisamente è vivo. A quel punto il tuo modo di pubblicizzare o di promuoverti è moltiplicato dai tuoi come si chiama? Vicini, ecco, dai tuoi vicini. Facciamo rete. Esatto, si forma una sorta di rete, perché tutti, uno si mette su Wikipoi, l'altro dove ti sei messo su Wikipoi? Ah ok, lo faccio anch'io, fallo anche tu mi raccomando, così improvvisamente tutto sanno tutti di tutti, e soprattutto lo sanno chi? Gli abitanti, e quindi, che quindi poi sono i negozianti a dire agli abitanti, o i teatri o le scuole a dire agli abitanti siamo su Wikipoi, e quindi a quel punto non esserci diventa, a giro la frittata, un problema grave, esatto. Perché se ci sono gli altri tu sembri morto, dice sì, ho fatto l'evento su Facebook, ho capito, ma non ti trovo, quindi ecco qual è la mia provocazione, che poi ha una risposta, come vedete ti sei autoprovocato, sì. E autorisposto. No, perché, maestro è numero uno. No, perché sai, quando uno inizia apre, va su Wikipedia e dire gioca la Calabria Inter, non c'è nessuno, è chiaro, è appena uscito, non c'è nessuno. È lì che deve scattare e dice, ok, io faccio Wikipoi, mi metto l'adesivo e lo dico anche a quello a fianco a me. Parlane con gli amici che hanno... Perché, no, perché ti porti... Cioè, magari uno non taglia i capelli da te, ma compra gli gnocchi dal panettiere a fianco. Esatto. Vuoi che quello che compra gli gnocchi dal panettiere a fianco viene a sapere che tu sei il parrucchiere più figo della zona? Magari gli gnocchi vai dopo. Facebook funziona così, non è... il social funziona in questo modo. Senti, salutiamo il dottor Carlo, che mi sembra che sia arrivato. Salutiamo, sì, il dottor Carlo. Buongiorno, dottor Carlo, come andiamo? Ecco, lo salutiamo, che ci scrive su Skype, perché lui ha un salone a Salerno, e quindi credo che lui conosca già Wikipoi, perché ci segue sempre, quindi... Ma si è iscritto? Questo non lo so, c'è un centroprisma nei clienti, perché non è un nostro cliente, è un amico, quindi non l'abbiamo scritto noi. C'è un centroprisma nei clienti? Se no lo cazziamo subito. Tanto devo interrogare il database. Allora adesso lo cazziamo subito in diretta. Tanto Carlo va a vedere. Allora che facciamo? Lo facciamo vedere finalmente? Sì, volevo dire due cose, che sono magari un po' degli slogan, ma in realtà abbiamo toccato il fatto che l'utente è al centro. Per cui sono io che decido quando, non ricevo mail, non mi vengono gli eventi nel calendario, nessuno mi rompe le scatole, sono io che vado a vedere e vedo dove sono e intorno a me cosa c'è. E poi la missione di Wikipoi, quando l'abbiamo creata, era molto alta, e si tratta di ricostituire il tessuto sociale partendo dall'ambito locale. Certo. Quindi noi vogliamo che le persone scoprano, come diceva il maestro, che ci sono tanti intorno a noi che hanno delle idee che sono commerciali, che sono culturali, che sono sportive, quello che volete, ma sono tanti, sono attivi, e non viviamo in un mortorio, che o stiamo attaccati alla televisione oppure non sappiamo cosa fare la sera o di giorno, certo. o nel fine settimana, e quindi anche un modo per condividere interessi. Maestro Carlo, riusciamo a sentirlo su Skype? Perché mi piacerebbe fargli una domanda, se lui si fa... A lui è schittato iscritto, ha detto sì, sono iscritto. Però sarebbe carino se facesse promotore di un po' di sviluppo, come di rete, perché Carlo ci sente, se ci vuoi chiamare come sperimentazione. Guarda, Arò, per far crescere anche quello che c'è intorno a lui, insomma. Sì, Arò, l'Unione Commercianti, ha deciso di passare su Wikipoi in blocco, ed è una bella rete, soprattutto adesso che è un periodo di Natale in cui ci saranno tanti eventi, tante cose che succedono, e questo è sicuramente un vantaggio in un periodo in cui, insomma, siamo nelle vacche magre, magari va bene. Certo. Ecco, perché l'avrete capito, Rho è stata presa come città pilota, insomma, visto che Wikipoi, diciamo, è nato a Rho, e poi siamo nel pre-Expo, di cui Rho, insomma, sarà il centro, Rho è stata presa come città pilota, tutti i test, le prime attivazioni, il comune di Rho, i commercianti, sono stati presi come test, quindi per far vedere quanto potrebbe funzionare. Allora, ma adesso cosa fa? Non ce la fa più, no. Non ce la fa più. Facciamo, allora, facciamo vedere finalmente, ecco, il nuovo Wikipoi. Chiaramente voglio dire una cosa, personale, mi inquadro a me, l'esperienza migliore in assoluto, quindi io lo dico per me, è qui, cioè sul telefonino, perché io sono convinto che uno è col telefonino
che userà Wikipoi, ma essendo una piattaforma, una multipiattaforma, lo si trova dappertutto. Allora, rullo di tamburi. Voilà! Eccolo qua! Ecco, finalmente è nato! Il nuovo Wiki. È rinato! Applauso Wikipoi 2.0 alla prima visione web in questo momento. Allora, chiaramente non appena ti loghi, il computer o il telefonino ti fanno una domanda che vedete qua in alto, che è quella di consentire di utilizzare la posizione. Qui spendo un secondo perché qualcuno... Sembra che no, non voglio farlo sapere! Io lo faccio quando mi registro, dico ai parrucchieri, fate registrare i vostri clienti, gli faccio vedere come si fa, apro il telefonino e loro hanno la localizzazione spenta. Io gli dico accendila e tutti mi guardano, no, cosa fai? Dopo sanno dove vado! E poi il sanno vorrei sapere chi sanno dove vado. Dipende dove vado. Allora, la verità è che insomma, quando accendete la geolocalizzazione ci sono le app che sfruttano la geolocalizzazione, tipo diciamone un paio famose, il navigatore e che ne so, è qualcos'altro di questo tipo che deve sapere dove sei, se vuoi dirgli dove andare, quindi non è che non è una magia o una divinità, è un servizio. È un servizio, esatto, con un di geolocalizzazione che permette tramite dei satelliti, di chiedere tu dove sei in modo di avere un servizio. Quindi quello che bisogna fare è chiaramente consentire. Puoi anche non consentire, cioè, e mettere un indirizzo a mano. Esatto. Puoi anche farlo a mano. Anche perché tu potresti essere al lavoro dall'altra parte della città, ma vuoi sapere cosa succede a casa tua e quindi certo. Dici vabbè. Bene, hai fatto bene a dirlo, hai ragione. Così se invece avete 7 amanti e continuate a avere questa paura morbosa di essere segnalati, non lo fate. Io lo faccio perché non mi piace fare le cose a mano. Quindi che succede? Sul telefonino e sul computer improvvisamente succede che ci dicono che siamo in via dell'artigianato 10-26-900 Lodi Italia, e quindi sul telefonino succede la stessa cosa, ti prende. Ma come diceva Marcello, se io avessi bisogno di dire ma domani vado a Roma, fammi vedere che c'è a Roma, inserisco la posizione. Facciamolo a Ro, dai. Puoi farlo a Ro? Ma a Ro? Sì, perché scrivi Ro. Scriviamo Ro. Scriviamo, diciamo che siamo a Ro. Questo che è quello campione. E qui. Ah, va che bello. E mi vengono fuori. Ecco, a Ro, Milano, e confermo. Ok, adesso lui mi mette a Ro. Ecco, ok, allora, che abbiamo poi? Lui mi ha geolocalizzato, quindi quello che si vede, ecco, ricordatevi, vi ho detto che, forse non l'abbiamo detto, non è un'applicazione nell'antico senso della parola, Wikipoi, cioè te la devi scaricare da uno store qualunque, perché molti hanno anche questo problema. Sapete quanti clienti ho che quando gli dico di scaricare un'applicazione mi dicono dove? Perché hanno l'iPhone da 3 anni e hanno le 7 applicazioni. No, non è un'applicazione, è un sito internet, wikipoi.it. Poi i più sgamati possono anche, per salvarsi sul telefonino, salvarsi la web app, quindi con l'icona di Wikipoi avercela sempre sul telefono senza passare da internet, ma semplicemente basta cliccare il tasto internet o Safari o Chrome, quello che vi pare, sul computer, sul tablet, ovunque, cliccare wikipoi.it e vi trovate dentro qui. Questo è facilissimo? No, è di una facilità veramente, questa volta veramente facile, e di una leggerezza impressionante, perché poi con tutti i dati che ha dentro, insomma, il problema è quello lì. Allora, qui c'è il campo di ricerca, è qui che potreste cominciare a cercare qualcosa. La verità, io faccio l'utente, che la prima volta non cerchi niente, perché quando arrivo è guattare, dice, vediamo un po'. Quindi ci spiega che cos'è Wikipoi, e poi ci sono questi 4 campi, che se vuoi poi li andiamo a guardare, dove li puoi ordinare i poi per i più vicini a te, i più recenti o i più votati, andare a guardare il poi o l'attività è a questo punto proprio il negozio. E poi non è che devi fare poi, schiacciare poi, no. Dopo. Cioè, hai fatto bene, Marcello. Il gioco vede poi. Poi. Perché point poi? Of interest. Oh, point of interest, cioè punto il punto interesse. Di interesse. Che è quello che trovi sul navigatore. Esatto, quando trovi, esatto. Quindi, giusto per spiegare, non l'avevamo detto. Giustamente. Effettivamente. Quindi poi ci sono le distanze, poi decidere se entro un chilometro, entro 5, entro 15, entro 30, e poi anche le date, oggi, questa settimana, questo mese. Ma facciamo i medio man, cioè all'inizio il medio man va avanti e guarda. E quindi che ti trovi? Ti trovi gli eventi, eccoli qua.
abbiamo messo come punto di geolocalizzazione RAW, infatti questi eventi ce li dà a 0 km e ce li dà qua a 0 km perché sono così vicini da RAW. Crescendo e sotto casa. Cioè un chilometro. Al centro di RAW, RAW ti mette proprio. Esatto, okay. Vedete, intorno a RAW, quindi mi faccio una bella carrellata, poi posso aumentare i risultati e comincio a dare un'occhiata a vedere che cosa c'è. Poi la cosa che fa l'utente... Perché è il parrucchiere, quello che diceva, lo conosciamo. Qual è che vuoi dire? L'ho visto male? Quello lì, ah no no. Questo no. Sono spettacoli teatrali. Spettacoli teatrali. Sì, sì. Mi sembra uno shampoo, ormai c'è una deformazione veramente. Esatto. Poi lo shampoo delle parti. Poi che si fa? Che fa l'utente? L'utente clicca, quindi clicca e vuole andarsi a vedere che cos'è il poi. Che ha cliccato chiaramente in maniera molto chiara, quello che c'è subito è la descrizione, quindi questa è un'analisi intorno all'industria dell'intrattenimento ancora molto provinciale, il servizio fotografico è il nostro amico Fabrizio Annibali, esatto, che fa il fotografo e che oggi pubblica una, che dice che uscirà un articolo, cioè che oggi c'è questo articolo sul Sole, è bellissimo, esatto. Questa cosa ecco, vedi? Ecco, quindi a questo punto mi guardo la descrizione, so cos'è, so quando è. Lo posso valutare, quindi gli posso dare una stella, posso vedere chi l'ha pubblicato e la cosa fondamentale, e qui vi dico anche questa esperienza del telefonino è pazzesca, clicco mostra itinerario e lui mi apre quello che ormai è diventato il capo delle mappe e domani diventerà il proprietario delle aziende automobilistiche, non vi dico altro, cioè Google Maps, e a quel punto vi dice dal centro di RAW che esatto, tu hai stabilito esatto, al punto come... esatto, vedete corso Europa, che è il centro di RAW, a Piazza della Libertà RAW, dove c'è questo evento, 11 minuti a piedi eccetera eccetera, che chiaramente sul telefonino si apre Google Maps, che è un navigatore. Ma tu pensa alla figata di avere un salone, fai azione di marketing e poi le metti qui, sì, che tutto, io non so dove sei, clicco lì sopra e ci vado direttamente col navigatore, ma chi poi si ci porta. Sì. Ecco, poi l'integrazione con Google Maps è probabilmente una delle cose più intelligenti, perché Google Maps non morirà mai, non morirà mai. Cioè, sta diventando, lo dico ai parrucchieri che si sono accorti nell'ultimo mese che la loro attività è stata messa da Google su Google Maps. E quando glielo dicono, dicono, chi è stato? Google. Ma come ha fatto? È andato alla camera di commercio, ho preso la tua partita IVA con l'indirizzo e il numero di telefono, e oggi se scrivi il nome del salone è la prima cosa che appare, quindi e quindi in maniera molto veloce, ok, ho guardato, torno su Wikipoi e vado a vedermi gli altri. Poi come dicevo, quello che puoi fare è di andare a questo punto poi a fare una ricerca più dettagliata, quindi puoi o usare i quattro ordini, chiamiamoli così, che Wikipoi ti presenta, quindi ordinarli per più vicini a te, o i recenti eccetera eccetera, o le distanze, o per le date eccetera eccetera, oppure cosa fondamentale, dato che Wikipoi funziona per parole chiave, ormai la parola chiave ha preso più significati, tag, hashtag, parole chiave, sempre quello il tema, cioè diamo un tema, una sezione, una parola che descriva che cosa stiamo facendo, quindi qui poi potete cercare teatro, aperitivo, parrucchiere, chi più ne ha più ne metta, e se non ti trovano la colpa è tua che non ti sei messo, non dell'utente che ti ha cercato. Quindi questa è la prima esperienza che si fa. Poi chiaramente in questo momento avete visto, vi siete accorti che non ci siamo registrati, sì. Quindi non ho perso un secondo della mia vita. Improvvisamente volevo sapere che c'è stasera a RAW e vado a vedermi cosa c'è stasera, domani, i prossimi giorni, e lo so. E ho perso 2 minuti. Io credo che la tecnologia internet deve aiutarti a ottimizzare. Se compri il telefonino e ci metti un'ora in più a parlare con qualcuno, c'è qualcosa che non va, o il telefonino non lo sai usare, oppure e quindi questo funziona. Poi chiaramente c'è il passo successivo, il momento in cui ti devi registrare. Le motivazioni per registrarti possono essere varie, perché puoi registrarti, chiaramente la prima cosa che ci viene in mente tutti quanti, che vi viene in mente, beh, se sono un parrucchiere mi devo registrare perché devo inserire la mia attività. Poi c'è anche una serie di benefici dedicati all'utente, perché anche l'utente si può registrare per avere, non Marcello, mettere i preferiti. Sì, posso definire delle mie attività preferite e a questo punto, quando le mie attività preferite pubblicano qualche evento, io ho un riquadrino che mi dice vai a vedere perché qualcuno dei tuoi preferiti ha pubblicato qualcosa, ed è indipendente dalla distanza.
quindi volendo posso anche avere quel ristorante che mi piace in cima alla montagna, certo, che settimana prossima ho organizzato qualche cosa e mi viene segnalato, poi ci vado o non ci vado dipende da me, ma mi dà la possibilità di restringere un po' sui miei interessi, perché è chiaro che io voglio sapere tutto, ma magari ho le mie preferenze e le metto lì. Certo. E poi posso anche, per esempio, votare i poi, quindi vedere, dare una mia opinione con le stelline su, sull'evento che a cui ho dare una valutazione. Certo. Esatto. Okay. Io ci tenevo un attimo a farvi vedere nella versione telefono che figata è Wikipoi. Se riesco con la mano a tenere anche il telefono, come vedete, bello bello in grande, mi trovo tutti i miei poi con subito a quanti chilometri è da me, a quanto manca, quindi quando è la data in cui ci sarà quell'evento o quella situazione, tutto molto velocissimo, bello, grande, spazioso. Adesso io ho un telefono grande, ma anche su un telefono un po' più piccolo l'esperienza utente, devo dire, è fondamentale, anche perché è una cosa che dico sempre: l'utente meno preparato è, più pignolo è, meno pazienza. Quindi se sei uno che smanetta con il telefono eccetera eccetera, hai anche più pazienza a iscriverti a un sito, guardarlo. Se sei invece uno che usa il telefono per telefonare, guardare una cosa su internet, scrivere una roba su Facebook, appena apri un'applicazione di questo genere, sei nei primi 3 secondi, non funziona. Non funziona, basta. Consiglio l'amministrazione, vai, non funziona. E quindi l'utente è così, e quindi se è così è giusto che il mercato si adatti. Quindi quando io creo un'applicazione deve essere veloce, chiara, l'esperienza dal telefonino è fantastica. Senti, ma i nostri clienti allora sono su Wikipoi? Sì, sì, allora i nostri clienti hanno molti dei nostri clienti, non tutti, hanno avuto la prima esperienza, quindi sono stati nel nostro servizio, noi li abbiamo iscritti, gli abbiamo creato la loro pagina, perché poi quando ti iscrivi ti fai una tua pagina con la gestione, una volta era della tua attività e dei tuoi poi, oggi nella versione 2.0 è delle tue attività. Quindi per esempio faccio un esempio, saluto l'amica Anna José che aveva nella versione 1.0 3 account perché ha 3 saloni, e invece nella versione 2.0 ha un solo account che si chiama come vuole lei, ma ha 3 attività, 3 saloni, che poi possono pubblicare ognuno i propri... Questo è stato un grandissimo feedback che abbiamo avuto proprio da voi, e insieme al fatto per esempio che se organizzi regolarmente un evento non te lo devi ricreare tutte le volte, puoi copiarne uno esistente. Certo. Cambiando le date, cambiando... Certo, non devi rimetterti, cioè diventa molto più veloce. Cioè lo aggiorni e basta. Esatto. E approfitto perché noi abbiamo qua, vogliamo salutare gli amici anche di Frogmatica che vi hanno dato una. Dobbiamo salutare, se no dico, non c'entriamo niente. La squadra di programmatori che ha partecipato. Paolo, Marco e Marco. Esatto, sì. Alla realizzazione della versione 2.0. Salutiamoli. Che staranno guardando, Abbiamo aspettato un po' perché volevamo vedere quanto diceva. Non ti nominano, non dicono niente di noi. Come? Tutti hanno mandato un messaggio. Sono stati bravissimi. Devono perseverare, e siamo molto contenti. Guarda, il prodotto è notevole. Bene, poi vogliamo far vedere anche come ci si registra? Volevo dire un altro feedback importante che ho avuto sempre da voi è che c'è un vostro amico del Canton Ticino. Sì. Che nella prima versione purtroppo non poteva registrarsi. Merlo, è vero, non poteva registrarsi. No, perché, lui. Perché nella registrazione eri obbligato a mettere un codice evento postale italiano, eccetera, eccetera. Invece, così come tu adesso hai scritto RO e ti sono venute fuori le possibilità, sì, puoi mettere Nuova Zelanda, puoi mettere Lugano. Lui è di Chiasso, quindi posso mettere Chiasso. E a un certo punto puoi... Qua, Svizzera. Esatto. Ormai è aperto a veramente eventi e attività in tutto il mondo, così come adesso è multilingua. Sì, è vero, infatti vedevo questo hit qui. Sì, adesso è in italiano di default perché tu il tuo computer, certo, è in italiano, ma se fossi uno straniero andresti direttamente in inglese. E la bellezza è che se tu scegli l'inglese ti trovi prima i poi in inglese se ci sono, quindi sai che qualcuno parla la tua lingua, ha organizzato questa cosa, magari sei un turista e puoi andare direttamente lì, e poi chiaramente anche tutti quelli in italiano. Perché... Quindi mi viene subito in mente Expo. Esatto. Per esempio, certo. Adesso c'è solo l'inglese, ma a giorni ci saranno le altre lingue, francese, tedesco.
tenendo conto che stiamo parlando sì di turisti, ma stiamo parlando anche del fatto che nelle nostre città ci sono spesso oramai minoranze linguistiche anche numerose, penso semplicemente allo spagnolo, che sarà una delle lingue che metteremo fra poco. E che scusate, può essere... ma ho appena visto, come mal di schiena, ho appena scoperto questa fisioterapia, sì, di non ci voglio credere, Giulia Minni, sì, sì, si occupa di problematica di natura muscoloscheletrica. Ah, esattamente, frattura, sapete che mi sono rotto la spalla e la schiena mia sta... Ah, guarda che roba, che hai visto? Mal di schiena. Studio 51 Pilates. Ecco, poi non abbiamo detto chiaramente che poi potete condividervi l'evento su Facebook, Twitter per farlo sapere agli amici. Quindi, per esempio, ho un amico che ha mal di schiena, me lo condivido su Facebook, lo taggo e dico. Quindi oggi sei in via Telesio. Hai visto? No, anche poi, vedi, dopo, ripeto, è lo stesso discorso che facevo prima. Spesso quando si fanno cose per internet, e vale anche quando si pensa alla promozione, uno pensa sempre a lui che dice qualcosa a qualcuno. Invece bisognerebbe sempre cambiare il punto di vista, bisogna pensare a che cosa cerca la persona, cosa il tuo cliente andrà a cercare, o da che cosa viene attirato. Io ho mal di schiena, e quindi quando vedo fisioterapia dico, oddio, eccolo qua. Quindi non c'è bisogno che tu mi dica che da te la fisioterapia costa 18 euro. Mi devi far vedere la fisioterapia e devo capire, oh wow, perché improvvisamente poi il quanto costa è il secondo problema, me lo pongo dopo. Spesso uno pensa, dico, ti dico la mia pubblicità, chi prende, prende. Invece bisogna cambiare il punto di vista e pensare che c'è un pubblico che cerca. Google, non dimenticatevi, è una striscia con un campo di cerca, fine. Ed è probabilmente una delle aziende. Quindi tutti poi di Socialando sono su. Guarda, caro mio, capito? Perché lui pensa, capito? Hai capito? Perché lui pensa. Vediamo. Allora, caro il mio, adesso io cambio. Faccio trovami. Sì. Caro il mio Montecroce, tu pensi che io dormo, ma io mentre faccio tre cose, ne faccio altre sei. Vediamo un po', fammi vedere un po' adesso. Non c'è. Adesso Wiki poi sì, mi ha fatto tutta la scena, vedi? Non c'è. Ma guarda, fino a ieri, siccome eri attivo, eri nelle... C'ero, come mai non ci sono più oggi? Eccomi qua, attenzione! Primo, però abbiamo messo l'odio, giusto? Mi toccherà pagare le orecchiette. Attenzione, presentazione, nuovo sito, che è l'appuntamento di venerdì prossimo. E infatti, finalmente online, il nuovo sito di Socialando con tutti i pacchetti per i tuoi social network. Io la notte non dormo, 0 km. Quando? Pensa, il primo dicembre alle 8. Questa mi costa le orecchiette col vinettino. Commercio sangrato, lento, sì. Questo sì, maestro, questa me la fa pagare cara. Era preparato. È la verità, insomma, che ho testato e ho fatto vari test anche da cliente, quindi mi sono iscritto. E la cosa bella che mi piace di più è che io sono iscritto come Nico, sì, però ho aperto l'attività Socialando, sì, e mi sono aperto il poi di Socialando. Ecco, volendo potrei anche aprirmi una seconda attività e fare, certo, una seconda serie di cose, quindi bellissimo. No, molto bello, devo dire. Comunque, come ho fatto, visto che così chiudo questo discorso, come ho fatto a fare questo, perché poi bisogna iscriversi, quindi come faccio a mettere il mio poi? A quel punto vi dovete registrare, quindi come qualunque tipo di servizio. Cioè, veramente vale per tutti, perché adesso stavo pensando alla società sportiva che fa la partita la domenica, certo, per portare un po' di gente. Cioè, perché quando vale è che veramente... vai a vederti il calendario della serie giovanile, dei cadetti? No, però sì, a me piace magari andare a vedere la partita lì al campetto, che non so un cacchio chi sono, però magari sono lì col cane, faccio un giro la domenica. E si mettono su tutti poi. E so che partita c'è, che magari vai alla partita, che è l'evento, piccolo evento. Magari ti spiegano che è lo scontro al vertice, esatto, piuttosto che... Esatto. Ecco, tra l'altro, Carletto del Centro Prima mi scrive, e qui torna la cosa che ho detto prima, su Cava dei Tirreni mi dà come riferimento 600 km come attività vicino. Certo, perché la prima attività che io ho vicino probabilmente è a nord, vicino a Rò, e quindi sei a 600 km. Ecco perché devi mettere la tua e andare... È più vicino che Rò, sì. E secondo me 600 km c'è già qualcuno che si sta avvicinando, sì, al sud. Esatto. Ecco, la Cava dei Tirreni saranno... Ecco perché tu devi mettere la tua e poi devi andare dagli altri... dai tuoi amici a fianco, andare, sinceramente basterebbe mentre io sono su Wikipoi, tac, sulla tua vetrina, e far sì che tutto il tuo quartiere, la tua zona sia lì, in modo che quando uno va a cercare te, va a cercare te, ma quando uno va a cercare il tuo vicino trova anche te, insomma, quindi... No, poi ecco. Carlo lì conosce tutti, è conosciuto da tutti, veramente potrebbe fare un discorso di rete per portare più clienti alla fine. No, ripeto, questa cosa voglio che sia chiara.
se siete 5 negozi e avete 10 clienti a testa, quando fate pubblicità, ognuno di voi lo fate a 10. Se invece tutti e 5, fate a 50. Sì. Cioè, non è difficile, è chiarissimo che ti si amplia il tuo parco di potenziali clienti. E poi in questo momento in cui i piccoli fanno fatica, il fatto di mettersi insieme per fare questo tipo di iniziative, farsi conoscere, attirare i propri compaesani alla fine, quei propri vicini, aiuta moltissimo. Va bene, comunque registrazione, puoi fare la tua registrazione pulita oppure accedere con Facebook e con Google. Una volta che ti sarai registrato, la volta dopo accederai o con un utente e password o con il tuo account di Facebook. Facilissimo. No, siamo veramente a livello premasticato, come dico io, cioè, in modo che sia, ma deve essere così, perché anche io mi annoio se non è così. E quindi a quel punto poi potrai crearti la tua attività, i tuoi poi. E poi lì scegli anche la tua presenza, come averla, insomma. Sì, la tua pagina di attività riporta comunque tutti i tuoi link, i tuoi contatti, la mail, il telefono se vuoi, cioè tutto quello che hai già, se ce l'hai. Certo. È collegato a Wikipoi. Tra l'altro, una cosa che è nuova anche in questa versione è che le attività create, mentre una volta facevano soltanto riferimento interno a Wikipoi, quindi tu eri www.wikipoi.it/gold/123, adesso hai il tuo sottodominio. Quindi diventa il tuo nome.wikipoi.it. Questo viene indicizzato dai motori di ricerca, e siccome poi c'è questa questione che il motore di ricerca valorizza poi i link che sono stati fatti alla tua pagina, da qui mettere il link alla tua pagina comunque ti fa. Quindi contenuti, cioè ha un doppio vantaggio questa cosa, nel senso è come se mi faccio una mia paginetta, esatto, e ci metto dentro dei contenuti, indipendentemente da quello che ci scrivo già. Sì, sì, no. Quindi già quello è un grande vantaggio. Come vedete, io sono entrato col mio account, a quel punto mi dice che il mio accesso è il 28 novembre 2014. Questa è una cosa in codice. Che sì, perché la prima volta gli ha detto primo gennaio 1970, esatto, che era un po' improbabile. Non ero ancora nato, fammi ricordare. Quindi 11.34, quindi come vedete io sono Wikipoi, questa è la mia attività. Scusatemi, questo qua è un motivo di sicurezza. Cioè, il fatto di accedere, ti dice guarda che certo, l'ultimo accesso è stato ieri, tu dici ma come, non ho acceduto certo, una settimana, è vero che non ci sono i vostri account bancari o niente di dato privato, però potete sapere certo, se per caso esatto, qualcuno ecco, sta qui facendo. C'è la mia attività che io quindi ho corredato con tanto di logo. Ogni frecciatina arriva adesso. C'è un po' il collegato a questa attività. Anche quello adesso che vuoi le orecchiette o no, vuoi la pizza, quella nostra? Del mio nuovo poi, o posso, come vi dicevo, creare un'attività. E questi, qui ci sono i miei poi. Tra l'altro, cosa comodissima, questo è il mio poi attivo. Cosa comodissima, quando creo un poi, magari poi mi telefono a qualcuno, mi va a finire in bozze. E quindi posso andare a risistemarlo dopo, eccetera eccetera. Poi ci sono i poi scaduti una volta finito. No, molto semplice, veramente. Cioè, di una facilità. Aprire il nuovo poi, ci sono tre campi, cioè facilissimo: il titolo, la descrizione, l'indirizzo già me lo prende, sì, perché l'ho messo, metto l'immagine del mio nuovo poi, quindi dell'evento nuovo, la data, l'orario, i tag sono le parole chiave. Metto di riferimento un'email, un sito o qualcos'altro, creo, è finito, vado avanti a, se, ripeto, se non ho finito lo finisco in un secondo momento. È una facilità imbarazzante, no, veramente facile, veloce. Io voglio vedere la pagina, possiamo vedere la pagina di Carletto anche, no? Non posso vedere gli altri, andare a vedere si può, se sai vedere. O dov'è Centro Prisma, si è registrato Centro Prisma. Volevo vedere se è stato bravo a. Ma lui non so se è già nella versione nuova, eh. Ah no, allora gli ho chiesto, Carletto, come ti sei registrato? Aspettiamo che risponda, perché lo sente tra 10 minuti. Va bene. Va bene, comunque bellissimo, complimenti. Complimenti a Frogmatica. Devo dire che hanno fatto un ottimo lavoro. Non esaltiamoli troppo quelli lì. No, devono continuare a lavorare, esatto. Se no poi sai come sono gli sviluppatori. Sì, però no, li conosco, cioè quei 2+1. Cioè. No. Va bene, che altro aggiungere? Marcello, Sergio, che cosa vogliamo aggiungere? Beh, allora adesso noi partiremo finalmente con una, chiamiamola, campagna pubblicitaria, insomma dovremo farlo conoscere, quindi abbiamo già tutti i profili social attivi
da parecchio tempo, quindi da Facebook a Instagram a Twitter al canale di YouTube. Ma maestro, io direi che potremmo fare un regalo a tutti i nostri clienti e metterli tutti qua. Sì, sì, sono i nostri clienti. Potremmo fargli un bel regalo, fargli la pagina, sì, sì, no, allora, chiaramente tutti quelli che avevano già Wikipoi la versione 1.0 si ritroverà nel loro account in versione 2.0, e invece quelli che i nuovi, tutti i nuovi che abbiamo acquisito negli ultimi mesi, che non sono ancora entrati su Wikipoi, si troveranno come servizio il loro account di Wikipoi con la loro attività aperta legata al loro profilo di Facebook, quindi sarà tutto molto 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 semplice. Quindi assolutamente costruite la vostra rete, eh? Esatto, quello è quello, cioè, che voi è fondamentale. Dovete fare, insomma, è quello di coinvolgere i negozianti, le attività, i teatri, le scuole, insomma il vostro quartiere, la vostra via, la vostra città, la vostra cittadina, perché qui veramente l'unione fa la forza, e quindi migliora sia la vostra promozione che poi la percezione del vicinato. Certo, certo. Una cosa che non abbiamo toccato, il costo. Che è vero, si paga per guardare tutti Wikipoi, i vostri amici. No, no. Se dici così, sei così la frenata. Era tutto bellissimo. Sergio, digli qualcosa tu. Era tutto perfetto, bellissimo. È gratuito. Tutto quello che abbiamo detto fino adesso è gratuito. Perfetto. Però è chiaro che ci sono i pretenziosi. Cioè, se vuoi, quelli che vogliono il gold. Certo. Allora, adesso tu crei la tua attività e puoi creare 4 poi gratuitamente senza problemi. È chiaro che se entri in questo meccanismo vorresti avere più attività magari e avere molti più poi. Certo. E a questo punto c'è un prezzo. Però prima di dire perché e come, volevo dire che se i comuni vengono coinvolti in questa cosa, per i comuni è gratuito. Comunque, sia l'attività che i poi, tutto quello. Questo perché il comune tipicamente non ha una lira, organizza, sponsorizza o semplicemente tenta di reclamizzare quello che succede nel tessuto sociale locale, e quindi abbiamo deciso di darlo gratuitamente a tutti i comuni d'Italia perché facciano anche da traino. Certo. Quindi una volta che io so che se vado su Wikipoi e vedo che il mio comune ha organizzato una tavola rotonda, uno spettacolo, un concerto, eccetera, ci trovo anche il mio salone piuttosto che il mio panettiere o il corso di smutandamento che è rimasto ormai come la pericena, la pericina, la pericina, giusto, ormai la pericina, pericina è già passata. Quindi quando dicevi pubblicizzate, no, scusa Marcello, mi ha chiamato la banca, mi chiedeva di quanto devo farlo il fido per avere il gold di Wikipoi, perché diciamo, perché cioè, a meno se non vogliamo fare proprio dire la cifra, cioè, no, come solo almeno è quel livello di allora, ma anche come sono i pacchetti, perché esiste solo il gold, eh? Esiste solo il gold, solo il gold. Allora, è cambiata la versione, quindi costa semplicemente 2 euro al mese. Ecco, no, è quello che volevo dire, perché sennò cioè 2 euro al mese io posso mettere tutti i poi che voglio, tutti fino a 40 poi in un anno. Se no, se ne voglio 80, altri 2 euro? Credo di sì. Cioè, vabbè, comunque, no, per capire quali sono sì, no, il livello di pagamento. Ma perché questo? Perché se io creo una cosa del genere in internet, ho 3 modi sostanzialmente per ripagarmi l'investimento. O comincio a raccogliere informazioni sui miei clienti e le rivendo, quindi voglio sapere, certo, il sesso, età, preferenze, eccetera, eccetera. E questo secondo noi si chiama Facebook. No, sì, perché comunque qualcuno non sa. E secondo me è un'arma a doppio taglio. E non mi piace, francamente, non eravamo convinti. Oppure vendo la pubblicità. Quindi certo, lo faccio gratuito, faccio entrare tutti quanti, creo un po' di traffico e poi sulla tua pubblicità della tua attività io ci metto un bel banner con uno concorrente che può metterci un po' più di soldi. Che non è bello proprio. Sconfigge il proposito di Wikipoi, che è proprio dare spazio ai piccoli. Che certo. Intanto Carletto ha scritto: azzo, si paga, mi cancello. Però lui, no, però lui ma è miliardario. No, lui è già su. No, ricordatevi che lui sente con sui Instagram. Siamo 2-3 minuti di ritardo e è rimasto la tua si paga, quindi no, adesso ha sentito tutto il resto e lui doveva essere di Genova, altro che no. Per cui a questo punto abbiamo detto la libertà di pubblicarsi come ci pare, dove ci pare, eccetera eccetera, ha un prezzo simbolico che sono 2 euro al mese, ma che ripaga tutta l'infrastruttura per tutti. Certo, va bene, che dire maestro, io direi fantastico. Sergio, fantastico. Hai una delle tue le tue claim fantastici per la chiusura di
ci penso, vediamo. Va bene, va bene. Allora, ragazzi, io direi che magari ci rivediamo fra dopo Natale, vediamo dopo un po' come si è implementata l'attività, insomma, magari, che ne so, qualcuno anche che ha partecipato, che si è iscritto, che ha messo i suoi poi, possiamo intervistarlo, possiamo fare qualcosa, cioè per far capire ancora di più l'utilità di questa cosa, magari sarebbe bello far vedere anche le facce di chi l'ha utilizzato. Bellissimo, no? Bellissimo. Quindi magari dopo Natale ci rivediamo. Scusami, l'idea è, adesso se ti colleghi alla pagina principale, come ha fatto vedere Nico, c'è una foto di Milano. No? Sì. Dovevamo partire da qualche parte e abbiamo detto: vabbè, prendiamo sta foto, così la metropoli che uno deve vivere, eccetera, eccetera. Ma l'idea è: quella è Milano? Quella è Milano? Sì, è Palazzi Nuovi. Palazzo dei Credi. Non l'avrei mai detto. Sì, è Milano. La nuova torre. Ah, wow. E l'idea invece è di chiedere agli utenti di scattare delle foto di dove vivono e acquisirle, in modo che a seconda di dove ti colleghi, quindi con la tua geolocalizzazione, la fotografia mi dici questa cosa, mi scattata. Eccita, sono quelle cose che quando tu usi le app dici che bello. Questa è la Centro Prisma lì che è col mare, sì, che bello. Sì, bella, però deve spendere 2 euro perché sennò, cioè, lui, cioè, no, lo potrà lui fare, sennò non gliela facciamo mettere. Cioè, già fatto la scena, adesso. Aspetta, vediamo che ha risposto, vediamo se ha detto qualcosa. Ah, no, era sempre quello di prima. Ah, vabbè. No, non è ancora più arrivato il messaggio. Se, 2 euro ha spento, si paga. Ha spento anche YouTube. No, però bellissima questa cosa di personalizzare. Bella, sì, veramente. Questa non me l'avevate detta. Quindi invitiamo tutti addirittura a fare le foto e mandarcele. Fare le foto e mandarle con il nome e la posizione. Esatto. E dove le facciamo mandare? Potete mandarle adesso a info@wikipoi.it. Okay. Poi faremo, credo, una sezione speciale nella pagina dove bello contribuisci con la tua città, bellissimo, il tuo quartiere. Chiaramente chi avrà scattato la foto e verrà inserito avrà foto by con nome di chi bello o dell'attività, se volete dire. Bellissimo, bellissimo. Va bene. Grazie. Va bene, ragazzi, grazie a voi, grazie per averci, voi, grazie anche per aver continuato a sviluppare questa idea di Wikipoi che sì, è sicuramente vincente, e grazie per essere intervenuti. Vi ricordo quindi di andare su wikipoi.it e cominciare a dare un'occhiata e gratuitamente aprirvi il vostro account, fare la vostra attività e cominciare a raccontare al vostro quartiere che c'è un modo finalmente per raccontare la qualità di ognuno di noi e tutti insieme a livello di community e rete. Le mie foto costano 5 euro per letto. Tu sei veramente l'opinionista perfetto per ogni trasmissione, sei mancare, un po' mancare, non puoi mancare, non c'è parrucchierando se non c'è, esatto, caratto. Va bene, grazie a tutti, noi ci vediamo sempre sulla pagina di Facebook, no, di parrucchierando, sul canale YouTube. Venerdì prossimo, cosa c'è venerdì prossimo? Venerdì prossimo, se avete visto il poi, presenteremo il nuovo sito di socialando.com, dove anche noi siamo andati, pensate, non l'abbiamo mai fatto, siamo andati online con tutti i vari pacchetti dei servizi social che facciamo, perché ormai io non posso più andare in giro, non ce la faccio più, quindi dobbiamo usare una cosa nuova. Abbiamo scoperto che c'è internet, sul sito si può fare. A venerdì prossimo. Grazie, ciao.